Ultima in Puglia, in ordine di tempo nella giornata, Bari ha celebrato nel tardo pomeriggio il 158esimo anniversario della nascita della Polizia di Stato. Il questore Giorgio Manari ha ricordato il lavoro svolto in un anno dagli agenti nel capoluogo, lavoro che ha permesso di abbattere i reati del 3%. 1.500 gli arresti, 3.850 le denunce. Il questore ha ricordato inoltre gli impegni organizzativi della Polizia che vanta le sezioni cinofile e che vedrà poi costituirsi a Bari il gruppo cinofilo antidroga. 11 gli agenti di Polizia premiati nel corso della manifestazione per diverse attività di contrasto al crimine. Il sottosegretario all'interno Alfredo Mantovano si è soffermato sui risultati del cosiddetto modello Caserta, inaugurato in Campania ed esportato in altre città come Bari. Prevede il coordinamento tra forze di polizia e autorità giudiziaria con l'innesto di nuovi agenti. Da Mantovano una riflessione sullo stato della criminalità in Puglia. Come dimostra anche il principale oggetto di attenzione di queste riunioni periodiche presiedute dal Ministro è la situazione nell'area del Foggiano, in particolare Foggia città e l'area garganica, Manfredonia, il che non significa però che non ci siano fonti di preoccupazione anche per ciò che accade nelle altre due province, a cominciare da quella del capoluogo di regione. A Lecce invece, sempre nel corso della festa della Polizia, lo stesso Mantovano ha annunciato la realizzazione della nuova questura del capoluogo salentino. Sorgerà vicino al comando dei Vigili del Fuoco in Viale Grassi.